Ciao a tutti, sono Candida. Nel video di oggi voglio farvi vedere come realizzare questo mini album nel quale potrete riporre le vostre foto. All'interno è formato da delle semplici tasche, tutte uguali, munite di tag, nel quale ho inserito un cerchio per poter incastrare la foto, dove potrete incollare i vostri ricordi. La particolarità di quest'album è che non ho utilizzato una carta scrap come faccio di solito, di qualche album, di qualche marca particolare, ma ho deciso di decorare io stessa la carta che ho poi utilizzato per la decorazione. Ho fatto due tipi di carta diversa, con due decorazioni diverse, ho utilizzato gli stessi colori ma due tecniche diverse, e quindi vi farò vedere come, se volete, potete anche farvi da voi della carta decorata per fare lavori di questo tipo. Detto questo, partiamo e vediamo come realizzare questo album. Per l'interno dell'album abbiamo bisogno di due fogli A4 che utilizzeremo così come sono, senza fare nessun taglio particolare. Dobbiamo solo fare un piego a 1 cm nella parte corta, così. Piego che ci permetterà di incollare il nostro foglio e di creare una tasca. Quindi pieghiamo così. Ora andiamo a dividere perfettamente a metà qui il nostro foglio, in questo modo. Quindi sovrapponiamo così. Una volta fatta questa operazione, dobbiamo ancora piegare a metà la nostra carta. Per farlo meglio, magari creiamo un piego perfettamente al centro, così ci verrà più semplice piegarla. Quindi andiamo a creare un piego a metà, siamo 21, quindi a 10 e mezzo, così. E andiamo a ripiegare il nostro foglio, così. Schiacciamo bene. Okay. Quindi queste saranno due pagine dell'interno. Andiamo a creare una fessura in modo da poter estrarre facilmente i tag per le foto che inserirò all'interno qui delle mie tasche. Per fare questo segniamo il centro del mio foglietto, facciamo così, lo segniamo con una matita, che è qui, ok, e adesso con una fustella andiamo . Vedete? La possibilità di lasciare spazio per poter tirare fuori l'inserto. Lo facciamo per tutte le pagine. Ok. In questo modo. Nello stesso modo andiamo a creare la seconda parte dell'interno del nostro album, nello stesso modo, utilizzando un altro foglio A4 e facendo la stessa operazione che ho fatto prima. Ed ecco pronto l'interno del nostro album. Per tenere tra di loro unite le pagine dell'album, ho tagliato 3 pezzi di cartoncino delle dimensioni di 14,4x8 e ho fatto praticamente un piego A4 a metà, in modo da poterli chiudere e da poter poi andare ad incollare in questo modo le mie pagine. Così incollerò le pagine in questo modo, e il primo e l'ultimo mi servirà per unire le pagine
alla copertina esterna. Però per abbellire un po' questi pezzettini di cartoncino che ho ritagliato, voglio fusterlarli sul bordo, visto che poi rimarranno a vista sulle mie pagine. Per la copertina del mio album ho bisogno di un foglio delle dimensioni di 31x15 cm. A questo foglio andrò a fare dei pieghi esattamente a 11 cm, 12 cm, quindi lascio un centimetro in mezzo tra un piego e l'altro. Poi ancora devo lasciare di nuovo 11 cm, quindi vado a 23. Poi di nuovo a 24, lascio di nuovo un centimetro dal penultimo all'ultimo piego. In questo modo pieghiamo il tutto così. Ho fatto praticamente lo spazio per poter mettere le nostre pagine, che poi vi farò vedere come verranno una volta incollate, così. Che verranno incollate in questo spazio qui, e il nostro album che si chiuderà in questo modo. Andiamo ad incollare la nostra carta decorata. Per quanto riguarda la carta decorata che utilizzerò per rivestire l'album, in questo caso ho deciso di non utilizzare una carta scrap già decorata, ma voglio praticamente decorare dei fogli di cartoncino a quattro bianchi, e decorarli io in qualche modo e crearmi la carta per ricoprire il mio album. Ho deciso di utilizzare questi due acqua color, questo marrone e questo azzurro iridescenti, per creare, diciamo, un layout che possa andar bene per il mio album. Vado a fare tutti tre fogli, che dovrebbero essere sufficienti per rivestire il mio album. Spruzzo dell'acqua così il colore si spande meglio. Adesso andiamo ad asciugare i nostri fogli. Una volta asciutti i fogli, vado a creare con uno stencil un motivo con un grigio metallizzato. Quindi vado a passare questo grigio scuro, quasi nero, in meno punti magari, visto che si vede di più. Così. In
questo modo abbiamo creato un motivo sulla nostra carta. Questi sono i tre fogli tutti uguali che ho realizzato per rivestire l'album. Adesso voglio fare con gli stessi colori, ma con un disegno, diciamo, un pochino più leggero, altri tre fogli, in modo da poter poi mischiare i vari layout e ricoprire il nostro album. Allora, per decorare questi fogli utilizzo gli stessi acquacolor che ho utilizzato prima, ma voglio provare ad utilizzarli spargendo il colore con il pennello e non spruzzandolo come abbiamo fatto prima, così per vedere un attimo se viene diverso l'effetto finale. Intanto spruzzo l'acqua sul mio foglio, che deve essere ben bagnato, così, perché se il foglio è bagnato, quando metto sul colore subito si distribuisce meglio, altrimenti rimane più a macchia. E poi con un pennello proviamo, metto un po' di colore, con un pennello bagnato, ecco, volevo fare una cosa del genere. Spruzziamo ancora un po' d'acqua. Ok, nello stesso modo aggiungiamo un po' di marrone, magari un po' meno visto che il marrone è più scuro, così. L'acqua ci permette di diluire il colore e di farlo diventare più chiaro, in questo modo. Dopodiché asciughiamo il foglio e vediamo se ci piace l'effetto finale. Una volta asciugato il foglio voglio passare un po', mettere un po' di scritte con questo timbro, utilizzando il mio pennarello della Faber-Castell azzurro, così. Mettiamo le scritte in maniera irregolare, in questo modo, così. Ancora un po', ok, e per ultima cosa voglio riportare anche qui lo stencil che ho utilizzato per gli altri fogli, questo, ma con il bianco come colore, perché voglio che queste pagine vengano più chiare, un po' scarico. E in maniera irregolare vado fare lo stencil di questo disegno un po' damascato, così. Questo è il risultato finale e diciamo che nello stesso modo vado a creare ancora 1/2 fogli che mi serviranno per ricoprire il mio album. Dai fogli che ho decorato con acquacolor, timbri e stencil ho ritagliato i pezzi che mi serviranno per rivestire il mio album.
Ho tagliato dei pezzi, diciamo, un po' con una carta e un po' dell'altra, in maniera alquanto casuale. Adesso, quando andrò a montare l'album, deciderò come utilizzarli. Tutte le parti dell'album, le ho passate col distress, col tampone a distress. E ancora un'altra cosa, ho munito già tutti i pezzi di biadesivo per poter montare il mio A questo album. punto Non ci resta che incollare le varie parti per creare l'album e poi incollare sopra la carta di decorazione che ho fatto. Un'altra cosa che ho fatto con la mia carta è stata quella di timbrare e ritagliare delle farfalle. Faccio vedere. Ho praticamente timbrato, ritagliato delle farfalle e fatto dei fiorellini che poi in qualche modo andrò ad applicare all'album. Non ho ancora deciso come farlo. Procediamo con il montare il tutto. Rivestito la copertina, lasciando però ancora due parti da ricoprire perché voglio utilizzare questo tipo di bottone per chiudere il mio album. Quindi devo prima inserire le due parti metalliche e poi finire di ricoprire il tutto con la carta decorativa. Allora, andiamo a segnare al centro dove voglio inserire il coperchietto. Andiamo a segnare al centro della mia chiusura dove voglio inserire il mio bottoncino. Così. Ora facciamo due tagli. In questo modo andiamo a inserire dall'interno il mio bottone, così. Dopodiché mettiamo questo e lo andiamo a fermare bene, così. Ok, abbiamo fissato la prima parte.
che mi permetterà di fare la chiusura. A questo punto cosa faccio? Vado a mettere la carta decorativa sopra il mio bottone, però prima di fissare il bottone dall'altro lato direi di andare a montare l'album in modo da vedere perfettamente dove posizionarlo, perché altrimenti rischio di metterlo nella posizione sbagliata. Per cui andiamo a incollare. In questo modo. E adesso andiamo a montare le nostre pagine all'interno della copertina. Quindi praticamente dobbiamo andare ad incollare questa parte sulla mia copertina. Vedete che avevo lasciato un centimetro anche da questa parte facendo i due pieghi. Questo perché? Per poter lasciare lo spazio per posizionare le mie pagine che verranno messe in questo modo. Quindi vado ad incollare. In questo modo ho il riferimento di dove sono le pagine, così posso tranquillamente finire di montare il mio bottone e poi dopo andiamo a finire la parte bassa della copertina dall'interno. Quindi dobbiamo fare così. Allora, direi di sporcare con un pennarello tipo questo, ecco, il bottone, in modo da segnare dove cade naturalmente la chiusura, così. Lasciato il segno di dove praticamente il mio bottone naturalmente si va a chiudere, praticamente faccio la stessa cosa che ho fatto dall'altra parte, cioè vado a segnare dove devo montare la parte sottostante del bottone, in questo modo ho il mio cerchio, vedete che mi fa da riferimento, lo metto dritto così, vado a segnare, ok, dove devo fare i due taglietti . Faccio anche qui i miei due tagli, 1 e 2, ok, e vado ad incastrare il mio bottone in questo modo, così. Metto il mio supporto, piego bene le alette, così. Vado a controllare che la chiusura sia giusta, così. Ecco, vedete che così il mio album rimane chiuso. Quindi possiamo concludere la decorazione facendo prima andando a montare la decorazione sul lato della copertina. E poi completiamo con l'andare a bloccare le mie pagine anche dall'altro lato della struttura, in questo modo. Vedete che adesso è tutto montato.
L'album è quasi finito, adesso non resta che la parte più divertente, cioè quella di decorare e di abbellire sia la copertina che l'interno delle pagine. Adesso concludiamo la copertina del nostro album. Per questo, come vi ho detto prima, ho ritagliato delle farfalle, ho fatto dei fiorellini dalla carta che avevo decorato e voglio utilizzare questi pizzi che mi ha regalato mia mamma, che tengo sempre, custodisco gelosamente e che tengo per i lavori che mi piacciono di più. Poi voglio inserire anche questo abbellimento in legno. Per prima cosa lo dipingo di bianco in modo che spicchi un po' di più sullo sfondo scuro della nostra copertina. Direi che la nostra copertina si può considerare terminata. Questo è l'effetto finale. Questo è l'interno del nostro album con le nostre cartelle e i nostri tag per le foto. E questo il risultato finale. Se questo video vi è piaciuto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale YouTube Candida Lo Russo, così non perderete i miei prossimi lavori e nello stesso tempo mi aiuterete a far crescere il canale, che è ancora giovane e ha ancora pochi iscritti. Detto questo, non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!